Quanto se l'ha detto di farla questa bandiera? Questa catena, scusa? 1,8. Allora tu sei a 2 che bisogna tu la piani un pochino. Sai che invece di portarla a 1,8, ma si può fare anche così. Sì, ma invece di portarla a 1,8 ti adegola al fondo, in maniera che quando tu tiri i morsetti ci sia meno aria possibile, capito? E meglio ci sia, almeno l'attacca meglio, perché questa dell'aria per far attaccare ce ne ho. Se ti fa un piacere. No, ma scusi, sì. Questa qui fa quello che ora guarda lì. Sì. C'è già un po' d'aria. Basta non su una trazione esagerata. Senti, mi fa un piacere, mi fai a vedere se mi è arrivato posta sul mio sito. Pazienza, ma non c'è verso da a casa mi posso avvicinare al computer, c'è la mia figliola fino a che non ritorna all'università, guai, si può toccare il computer. Grazie. Vai. La parola d'ordine, madonna ragazzi, io mi ricordo. Vincere! No, va a cagare! Anzi, allora vivo a Zapata, Dio boia! Parola d'ordine. Viva Zapata. Bene. Entra. Visto che ci ho messo lì? Scatolina da tappi, eh? Perché sei proprio da cosa? Da barbiere però. Oh, sono molto messaggi, Bene. Sono andato dietro a cambiare, da pagare intanto per cambiare questo scettato. C'è ora dopo si legge, c'è per lo stand a Cremona. Ah, è arrivato il listino tutto e lei il numero di stand, se lo volessi bene e pronto vicino al bar, proprio il punto migliore di tutta la fiera. E quante volte? E ora te lo dico. Mammazzate. Questo è il cazzo Antonio La Trippa. Antonio La Trippa, ma questi sono brulli. Uno mi manda un messaggio a Antonio La Trippa. Ma gente proprio. Ma il nome normale no? Antonio La Trippa 66. Si vergogna. Sì, arriva e mi manda a fare un culo, perché se no uno. Aspetta, allora. Egregio signore, dopo aver letto con attenzione i suoi articoli sulle riviste pubblicate e sui suoi due libri, oltre ai suoi interventi sui vari siti dedicati al violino e agli strumenti d'arco, le comunico che, secondo il mio modesto parere, il suo utilizzo delle tastiere del cordiere in legni italiani autoctoni anziché levano, sono dettate esclusivamente dal suo desiderio di apparire e di stupire più che da una vera. Ma questo è di un non solo il grullo. Ma questo è il grullo. Apparire e stupire al di là di veri e propri e reali. Ma non vedo più. E reali motivi di legati alla liuteria classica italiana. Ma questo è buono. Ma questo è dice. Antonio La Trippa. Neanche fosse tu fuori. Antonio La Trippa. Questo vuole a me tu mi devi dire. O lo cancello e mi fanno incazzarmi questa gente si nasconde dietro a un nickname e ti dice sta cazzata. Come si fa a fare una discussione seria con uno che ti dice che si chiama Antonio La Trippa 66? Questo è invidioso, devo dire. È un grullo. Che poi tra l'altro, voglio dire, ora ammettimi e riscrivi. Io ho fatto una cartella intera. L'ho vista, è una cartella eccezionale. Una cartella intera. Ma saranno 2000 quadri, anche sono. Sui quadri. Basta andare al museo. Ci sono io penso migliaia di quadri, non esiste una raffigurazione originale d'epoca di uno strumento a corda e ad arco con la tastiera d'ebano. Io fino all'Ottocento non esiste, guarda, questo qui è addirittura intarsiato. Guarda questa bella pera come qua, questa qui, questo è. Questo è dello stesso proprietario, addirittura la più chiara della cassa, guarda. E allora? Il violoncello uguale, guarda, i violini, gli stessi violini, se uno voleva fare il nero, guarda com'è il nero la volta. No, se no deve essere nero, se lo voleva fare nero. Il nero. Prendiamo dal vino. Addirittura è più chiaro. Guarda com'è il tappeto, qua c'è. No, insomma alla fine. No, se volevano. Se volevano fare i colori dal vino, guarda, sono. Dov'è? Qui c'è qui, questo è il. Ma sai, lo strumento a pizzico è un'altra cosa. Sono gli strati. Noi non si fa. Quali potevano i colori? Guarda, non ce n'è uno, non ce n'è uno con lo strumento. Guarda. Questo qui è bianco, manca poco, cioè questo è proprio lì. Guarda.
ma se i sacconi, che lo portano tutti così con il libro Il segreto di Stradivari, è lui che dice che Stradivari non utilizzava mai montature con cordiere e tastiere di Evano Piano, perché se no gli faceva la sordina. Lo strumento non vibra più liberamente. Allora, io non ho capito, ma i sacconi io da riprova lo portano così come se fosse la cosa di Padre Pio, e poi dopo quando dice le cose che non gli tornano comode non lo diano, a parte a non me ne porta nulla. Comunque, in ogni caso, io sulla ritrova sui miei anche la no, basta girare per un qualsiasi museo, i quadri d'epoca, il pittore quando li faceva la famiglia di nobile, quando li faceva gli strumenti li faceva uguale, questo è l'andarsi moderno, è l'andarsi moderno, ho capito, ma che vogliono più fare le listature o allora gli conviene più deforestare mezzo mondo, hanno fatto un deserto, stanno facendo un deserto da prendere il Lebano e fa fuori ogni cosa, poi fra l'altro Lebano e il palissandro, quasi tutti i legni esotici duri sono velenosi, sono tossici, capito? Sì. A lavorarli. Una polverina di porco. Ma sono proprio velenosi, hanno delle sostanze velenose. Puzzano perché sono velenosi. Non solo, ma non solo sono, ma anche dall'uso. E poi si consumano Gianluca. Puoi mettere il pelo di porco. Sì, ma che si combatte? Lascia. Aspetta, andiamo un po' in, aspetta un pochino. Io a questo video ci penso io, Mi raccomando, non ti avvelenare. No, non avvelenare, ci penso io, rispondo io. Tanto questo visto voleva capire dopo se gli ha letto davvero gli articoli e i miei interventi su siti, evidentemente non ha capito. E se non ha capito, allora ci penso ma io. Non si merita, cioè, ma non mi si merita neanche una risposta. Come si merita una risposta? Uno mi chiama Antonio, si presenta come Antonio la Trippa per dirmi che sono. Ah, io farò vedere a questo visto. Sta a vedere, rispondi. Stavano a fare se malato di fuori. Rispondi. Sono morto prima di finire il messaggio. Rispondi. Allora. Oggetto. Oggetto. Punto. Due punti. Fila di punti esclamativi. Bene. Punti esclamativi. Oggetto. Poi. Egregio. A me queste teste di cazzo proprio mi fanno proprio. Egregio. Signor Antonio La Trippa 66 virgola fino no aspetta le comunico che fino a quando lei continuerà a scrivere cazzate virgola trincerandosi dietro a un nick, come si scrive nick? N-I-C-A-C-K? Nickname tutto attaccato, nickname di merda, virgola, l'unica, no virgola, se no non maiuscola, l'unica cosa che in tutta onestà le posso francamente dire è due punti egregio signor Antonio La Trippa virgola mi faccia una bella pippa, ecco fatto, Fabio Chiari Liutaio in Firenze, virgola, anarchico. Vabbè, sto imbecille così, è inutile spiegare, se ha detto e non ha capito, è inutile, invia. Allora, il suo messaggio è stato direttamente lo Beh. Oh.